Maria Grazia La Selva, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Molise, sul suo capo pende una richiesta di dimissioni da parte di 8 commissarie. Che cosa le contestano? Non lo so. Non lo so perché sono state mandate una serie di mail dove contestano alcune procedure che sono delle procedure che però sono ammesse dal regolamento. Quindi dovremmo sicuramente dialogare in merito a quello che mi contestano. Avrei anch'io da contestare una serie di errori e di procedure inesatte che sono state fatte. Però io penso che in questo momento non sia importante alzare questa polemica e dare ulteriore spazio a quelle che sono delle discussioni che credo all'interno di una commissione di pari opportunità non debbano assolutamente esistere. Perché le contestano questo potere accentratore che lei avrebbe mostrato in occasione della nuova programmazione? Allora, perché io, dopo aver chiesto, e ho i documenti che lo possono accettare, dopo aver chiesto via mail realizzare insieme, come da regolamento, insieme alle 12 presidenti, la programmazione e la relazione da presentare al presidente Micone e al presidente Toma, abbiamo fatto una riunione e durante questa riunione dell'ufficio di presidenza, durata 3 ore, alla fine ho dovuto io presentare una programmazione perché loro non hanno risposto a quella mail e quindi non hanno preparato materialmente i documenti. Perché qua possiamo parlare tantissimo, ma poi all'atto pratico bisogna lavorare. Una commissione non è che organizza eventi di sensibilizzazione alle pari opportunità. La commissione è un organo consultivo del Consiglio regionale, quindi un organo che lavora sulla lettura di documenti importanti, leggi, atti amministrativi, e sul redigere anche delle proposte importanti. Noi possiamo fare la differenza come commissione di parità. Quindi se nessuno mi presenta dei documenti scritti che io in qualità di presidente devo promulgare, perché io devo promuovere quelle che sono le attività di tutti i commissari, non è che io devo fare le attività da sola. Allora a quel punto, dopo che io ho fatto la programmazione, l'ho presentata alle vicepresidenti, ne abbiamo discusso 3 ore in riunione dell'ufficio di presidenza, l'hanno trattenuta per 10 giorni perché dovevano studiare questa programmazione, me l'hanno rimandata dicendola la condividiamo e non la condividiamo, a quel punto io ho dovuto procedere. Ecco, quindi, lei è andata avanti sulla programmazione. Sì, perché io l'ho girata quello stesso giorno, il 25, dopo che ho dovuto sollecitare le vicepresidenti attraverso una mail che ha dovuto mandare la funzionaria alle vicepresidenti chiedendo questa programmazione che ancora non mi veniva inoltrata. Il 25, siccome il 26 era indetta una riunione della commissione, una seduta, io il 25 ho girato la programmazione a tutti i commissari. Quindi hanno avuto il tempo fino al 30 di poter osservarla, riflettere. Addirittura il 26 mattina, il 26 novembre, io sono stata ad un evento pubblico con una commissaria che mi ha detto: io ancora non leggo la programmazione, oggi pomeriggio non sarò in riunione. Questa stessa commissaria, a distanza di 10 giorni, ha firmato un documento dove dice: io non ho potuto condividere la programmazione, io però l'ho inviata. Cosa prevede questa programmazione? A quale anno si riferisce? Al 2022. Prevede degli eventi di medicina di genere. Se volete io comunque ve le invio, così potete prendere dei punti da questa programmazione. Prevede appunto l'istituzione di una camera, di una stanza tra virgolette rosa per le donne che affrontano i procedimenti e purtroppo spesso vengono ascoltate, perché la legge ci dà questa possibilità, vengono ascoltate di fronte al maltrattante. Quindi a me sarebbe piaciuto, e l'ho condiviso con tutti i commissari, finanziare una stanza come è stato fatto per esempio nella regione Abruzzo, dove sono stata invitata ad un confronto con la presidente della commissione dell'Abruzzo, perché c'è veramente un bel lavoro al di là del Molise. Noi stiamo lavorando in gruppo a livello nazionale e a me piacerebbe tanto poter fare una riunione, la prossima riunione, dove più che parlare della mia mozione, della mozione di sfiducia, delle mie dimissioni, che io non darò assolutamente, perché nessuno mi può obbligare, mi piacerebbe portare alla Commissione quello che è il programma nazionale, quello che è il nostro programma, quello che abbiamo presentato alla Regione Molise.